Lasciate la porta della cella aperta, non c'è altro da fare. Deve scappare. Io vi ripeto che è una cosa illegale. Può portare a conseguenze veramente imbarazzanti per voi e per tutti. Esattamente. È una responsabilità enorme. È una grave responsabilità che vi assumete, pensateci. Mi spiace di insistere, signor Wilson. Oh, smettetela con queste discussioni. Le parole non servono, sono stufo di parole. Smettetela con le responsabilità. Se sbaglio pagherò solo io. Lasciate la porta della cella aperta e lasciatelo scappare. Lasciatelo, vi dico. Non ho paura delle responsabilità in una faccenda come questa. Perciò insisto. Questa infamia deve sparire del tutto. Ricordatevelo. Sparire. Todos los pasajeros desembarquen. Tutti i passeggeri si preparino per lo sbarco. Viaggio per motivi di salute. Tenga listo sul passaporte. Tenete pronti i passaporti, prego. Per motivi di salute. E prossima, per piacere. Che negozio tiene in questo paese, signora? Je ne pas compris. Io non ho capito. Qual è lo scopo che vi conduce qui, signora? Raggiungo mio marito. Al seguente. E allora benvenuta, signora. Stefan Polovski. Questo sarà bene tenerlo d'occhio. Sì. Qual è lo scopo che vi conduce qui, signora? Viaggio per motivi di salute. Come? Viaggio per motivi di salute. Da quale paese proveniente? Bologna. Sì, Bologna. Seguite quell'uomo. Ah, polacco. Sequenze, per piacere. Che passò? Io lo voglio seguire a freddo, ti vedo nel carro. Ah, vieni. Nazionale 0772. Pronto? Già. Non perdetelo. Dovete farmi sapere dove va. Lo sta seguendo mia moglie. È entrato da quel fotografo. Probabilmente per avere un passaporto nuovo e forse nuove istruzioni. Là. Là. Io voglio sapere dove si trova Franz Kindler. Franz Kindler! Non c'è più Franz Kindler. Franz Kindler è morto. È seppellito. È un ordine. Ho un messaggio per Franz Kindler. Da parte dell'Altissimo. È proibito. Ve lo comando in nome di colui che tutto ordina e stabilisce. Ecco. Posso dirvi dove si trova? Connecticut. Negli Stati Uniti. La città di Harper. Harper. Scusate.
Giorgio, da sete di prima. E che diavolo abbiamo nei giovedì? Siamo mica peggiori degli altri. E vuole non riusciamo mai a trattare niente. Buongiorno a voi. Oh, anche a voi. Avete fatto un buon viaggio? Sì, grazie. Noi non abbiamo avuto una... Ma che bel negozio che avete, signor... Potter. Sono io, vendo un po' di tutto. Sì, forse hai ragione. Giuro che ho ragione. Sì, se fossimo andati a scuola come gli altri, e abbiamo interrato le cose ben filari, avremmo un concetto dell'immondezza urbana. Credilo pure. Ecco lì, già te ho da peggio di prima. E che diavolo abbiamo nei giovedì? Siamo amici peggiori degli altri. E fuori non riusciamo mai a combinare niente. Ah, ditemi, questa valigia, posso lasciarla qui? Può far gola e cuoio grasso, non ne rispondo. Potete metterla lì sopra e speriamo che la ritroviate. Non siamo abbastanza. Quanto costa questa? 5 lire, signore. Per favore, qual è la pensione migliore nella città? Il posto migliore della signora Peabody, qui sulla strada a due passi. Dall'altra parte, signore. Oh, sì, vi ringrazio. Posso entrare? Sì, certo. Il dottor Carlo Rankin abita qui? Sì, abita qui, ma ora non c'è. Ma viene? Sì, certamente. Fra quanto? Credo fra pochi minuti. Pochi minuti. E allora attenderò qui, posso? Certo, fate come volete. Volete sedere? Grazie. Siete amico del signor Rankin? Sì, un amico. Uh-huh. Io sono Mary Longstreet, molto lieta. Piacere. Il signor Rankin dovrebbe essere già qui. Qualche volta si trattiene ancora dopo l'ultima lezione. Ma oggi tornerà presto, ne sono sicura. Sapete, oggi ci sposiamo. Prendete marito oggi? Sì, alle 6. Oh, lo so, è sconveniente per me essere venuta qui proprio oggi. Lo volevo mettere sulle tendine. E
E quando viene qui, da che parte arriva? Qualche volta viene su da Webster Hall. E quella vecchia casa Guglie, là in fondo, visto? Gli vado incontro. Chi devo dire che è venuto? Franz! Sono Meinecke. Meinecke. Nessuno ci deve vedere parlare insieme. Cammina verso la chiesa, nel bosco, dentro il bosco. Hai capito? Ti seguo subito. Buongiorno, professor Rankin. Salve, ragazzi. Cosa state facendo di bello? La caccia alla volpe. No, la caccia alla volpe. Io scappo e lascio la traccia. Perché non gioca con noi, signor Rankin? Lei potrebbe fare la volpe. Certo, perché non viene con noi, signor Rankin? E dove? Nel bosco. Nel bosco? Beh, sarei molto contento, però avrei parecchie cose da fare. E allora ci raggiunga più tardi. Vedremo. E poi ricominciamo con lei. Sì, Meinecke. Credevo che fossi morto. Gli altri sì, ma non io. Un uomo morto non potrebbe starti dinanzi così. Da questa parte! Non sei cambiato. Se ti rimettessi in uniforme, saresti sempre lo stesso. Ora però sono un uomo molto diverso da prima. Anch'io. Anch'io sono diverso. Ho potuto raccogliere e distruggere tutto quello che in Germania e in Polonia potesse servire a far scoprire la mia identità e il mio nascondiglio. E poi indovina cosa farò alle 6 di stasera. Sarò dinanzi a un ministro di Dio con la mia mano in quella di una donna, la figlia di un giudice della Corte Suprema. È anche piacevole a guardarsi. Eh sì, Meinecke, il mascheramento è perfetto. Chi potrebbe pensare che il famoso Franz Kindler è nei sacri recinti della scuola Harper circondato dai figli delle prime famiglie americane? Proprio nessuno. E sarò nascosto fino al giorno della giustizia. Franz, ci sarà ancora un'altra guerra. Forse. La guerra è un abominio, ha detto il Signore. Ed è solo per questo che io sono qui. Ti dico che mi hanno lasciato libero perché lasciato io volessi... Libero? Sì, perché io venissi... Chi ti ha lasciato libero? L'Altissimo. L'Altissimo? Il Signore. Franz, sono un altro uomo da quando l'ho ritrovato. Commovente, religioso. Franz, credimi, è lui che mi ha liberato. Un miracolo. Perché è stato proprio un miracolo del cielo. Perché tu li guidassi a me. Ti hanno seguito? Sì. Ti ha seguito qualcuno? Sì. Chi ti ha seguito? Il diavolo. Aveva l'aspetto di un uomo qualsiasi. Era vestito come sono vestiti tutti gli altri uomini. Fumava anche la pipa. Ma l'ho riconosciuto malgrado il suo travestimento. E l'ho ucciso. L'ho colpito dall'alto, alla testa. L'ha voluto il Dio. Hai ucciso l'uomo che ti seguiva. Sei sicuro di averlo ucciso? Non hai nessun dubbio. Ti devo condurre alla salvazione. Confessami dei tuoi peccati. Confessa le colpe. Solo così potrai raggiungere la salvezza. E tu credi a questo, Meinecke? Da tanta forza, sai. Una forza tale che è come se venisse da Dio. Inginocchiati con me e preghiamolo insieme di muovere il tuo cuore e di darti forza. Io ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio.
Ripeti queste parole con me. Aborro tutti i miei peccati. Aborro tutti i miei peccati. Dio di ogni bontà, come mai ho potuto recarti tale onore? Dio d'ogni bontà. Amatissimi figli, siamo tutti qui riuniti in questo lieto giorno dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini per unire quest'uomo e questa donna col santo vincolo del matrimonio. Dimenticherai ogni altra donna e a lei sarai fedele per tutto il tempo che potrai vivere? Sì. Mary, vuoi tu avere quest'uomo come tuo legittimo sposo per vivere insieme a lui in grazia di Dio nel benedetto stato del matrimonio? Lo amerai e conforterai, onorerai e seguirai nella gioia e nel dolore, dimenticando tutti gli altri e conservandoti soltanto sua per tutto il tempo che potrai vivere? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sposi? Sì. La figlia del giudice Longstreet. È un giudice della Corte Suprema. Un tubetto di aspirina, per favore. Laggiù in fondo, terzo scaffale in alto. Quelli grandi sono a sinistra, quelli piccoli più sotto. Ma dovete servirvi da solo, signore. Oh. Accomodatevi. Tutto quel che vi occorre è negli scaffali. Guardatevi intorno e fate da solo. Proprio davanti ai vostri occhi. Lì, sì, bravo, quelli lì. E siete della signora Peabody? Oh, per pochi giorni soltanto. Oh, vorrei un caffè, per piacere. Devo servirmi da me? La caffettiera, là dentro. Dovete far da voi, autoservizio. Quanto pago io? $3 precisi. Nessun limite per la panna? La maggior parte dei miei clienti lo prende nero. Quella a destra. Oh, grazie. E chi sposa la signorina Longstreet? Un insegnante della scuola. Uno straniero, pare. Ho steso io l'atto di matrimonio. Oh. Già, sono assessore comunale. Ehi, una partita? Ma sì. Assessore? Sì. Bene, deve essere anche una bella responsabilità. Oh, l'assessore si può dire come è da lui. E di solito la posta è... Qui spesso giochiamo anche 25 cents.
No, veramente è un po' forte per me. Ma tentiamo la sorte, c'è chi vince e chi perde. La sorte è fatta così. Muovo io? Mm? Oh, ma sì. Voi come assessore saprete di certo tutto quello che accade in città. Non proprio tutto. Conosco tutti. Qui per affari? Uh-huh. Uh-huh. Per la scuola? Uh-huh. No. Cercate qualcosa? No. No. Comprare? Oh, antiquario. Vengono tutti a finire qui. Il giudice Longslick ha una bella collezione, ne sapete qualcosa? Ma credo che l'abbia ceduta. Sapete per caso se qualcun altro è venuto a comprare? Beh, vediamo. Un altro che è arrivato stamattina. Sì? È arrivato con voi? Ah, sì. Ha lasciato la valigia e non è tornato a prenderla. Antiquario? Potrebbe anche essere. Eh? No. Era più il tipo del missionario protestante. Mm. Ha dato un'occhiata all'elenco telefonico. È un individuo magrolino, piccolino, dell'aspetto sgradevole. State male, signore? Oh, no, no, niente di serio. Oh, credevo, mi dispiacerebbe. È un gioco al quale bisogna applicarsi. Ah, 25 cents, prego. Non posso negare di essere rimasta delusa. Ciao, papà. C'è qualcuno che per caso abbia visto lo sposo? Non mi dirai che ti ha abbandonata così presto. Penso di sì, invece è un brutto. Red, hai visto Carlo? Non riesco a capire, riportamelo, cercalo, corri, corri a cercarlo, via, Red. Ho cercato dappertutto, Mary, e non sono riuscito a trovarlo. Non capisco dove sia e mi preoccupa. Ma perché? Cosa c'è? Oh, Carlo, ti sei cambiato. Sì, e cambiati anche tu. Potremmo andarcene via alla chetichella senza salutar nessuno. 5 minuti. Siete voi che aggiustate l'orologio? No, no, io lo pulisco soltanto. È molto bello, per quello che ho potuto vedere dal basso. Bellissimo. Mi chiamo Wilson. Longstreet, Nicola Longstreet. Lieto di conoscervi, Nicola. Signor Wilson. Non ho potuto giudicarlo troppo bene da qua giù, ma penso che sia del XVI secolo. Probabilmente un'opera di Strasburgo. È un buon orologio? Oh, non saprei, è mio cognato che lo sta riparando. E ora è di sopra? No, no, è in viaggio di nozze. Pensa di ripararlo al suo ritorno. Oh, se ne intende? Già, ma è più una mania che altro. Mania? Certo, succede anche a me, sicuro.
Ha sposato? Sì, mia sorella. Ma deve tornare immancabilmente venerdì perché ci sono gli esami. Ah, sì? È uno dei migliori insegnanti della scuola. Il suo nome è Rankin. Mi piace poter mostrare gli argenti di Polvere a chi li sa apprezzare. Ma ancor più io mi interesso al peltro. Ah, sì, il peltro. È la vera specialità di Revere. Benché qualche volta siano piuttosto pesanti nel disegno, i lavori mostrano però sempre la mano di un maestro e la loro bellezza. Nicola. Ciao, Mary. Salve, caro. Oh, ciao, Mary. Papà. Il signor Wilson, mia figlia Mary. Molto piacere, lieta, signor mio Wilson. Genero Carlo Rankin. Molto piacere lieta. Mio. Scusate se ho disturbato la tranquillità della vostra casa. Salve, Mary. Già, scusate. Jeff, come state? Bene, avete un bel aspetto. Oh, bentornata, mia cara Mary. Sara. Se non vi servite subito, diventerà scotto. Andiamo, allora. Ebbene, come andate in montagna? In modo meraviglioso. Signor Wilson. Signora. Accomodatevi qui alla mia destra. Jeff si metterà al solito posto. E papà, avresti dovuto vedere Carlo sugli sci. È un vero campione. Certo. Sì, caro. Ti sei ricordata di tenere le ginocchia unite e il corpo in avanti? Ah, tu sei bravo, ma anch'io. Il nostro ospite, signor Wilson, sta compilando un catalogo dei lavori di Paul Revere. Che bravo. Il signor Wilson è un'autorità in fatto di orologi. Oh, ha la stessa mania di Carlo. Sì, me l'ha detto vostro fratello. Ho saputo che voi volete riparare quello del campanile. Spero di riuscirci. Oh, siete un intenditore, allora. Io, benché sia sua moglie, spero non ci riesca. Mi piace Harper così com'è, anche con l'orologio che non funziona. Siete da molto tempo a Harper? Oh, soltanto da venerdì scorso. Avete dimenticato un giorno perché io avevo curato giovedì. A proposito, come va la testa? Oh, molto meglio, grazie alle vostre cure, dottore. Vi siete ferito giovedì, ricordate? Il giorno delle nozze. Già, è vero. Mercoledì ho lasciato Bangor. Vi siete ferito, signor Wilson? Oh, niente di serio. Oh, abbastanza seriamente da fargli venire un bernoccolo come una palla da biliardo. Ho picchiato in una porta. Bene che tu sia tornata, Mary. Questo cane è proprio inconsolabile. Il segno che mi vuoi bene, Red. Questo è per te. Ti piace? Come sei ingorto. La conferenza com'è andata? Inutile. Le solite chiacchiere sulla Germania da rifare. Ho letto un articolo sull'argomento. Del Times, sì. Ci sono molte cose inutili. Sono le stesse di cui si parla fin dal 1930. Chi l'ha scritto? Il corrispondente del Times da Berlino. E naturalmente gli ha riportato voci, soprattutto. Uomini che si allenano di notte, posti di riunione segreta, riti antireligiosi. Tu ci credi, papà? Ma con quella gente tutto è possibile. Mi spiace, giudice, ma io credo che sia ridicolo. Naturalmente possono esserci dei fanatici, ma nessun tedesco sano di mente può ancora avere voglia di fare la guerra. Conoscete la Germania, signor Rankin? Di solito finisco per farmi dei nemici. Su questo argomento ho un'opinione personale. Oh, bene, ma noi considereremo le vostre come idee obiettive di uno storico obiettivo. Storico? Uno psichiatra potrebbe spiegarsi meglio. Il tedesco vede in se stesso una vittima innocente dell'invidia e dell'odio del mondo che cospira ai suoi danni. Si sente minacciato da popoli che gli ritiene inferiori. E non vuole ammettere i propri errori, a qualunque costo. Ecco il tedesco. Noi abbiamo ignorato l'Etiopia e la Spagna, ma abbiamo imparato a nostre spese il prezzo di vedere le cose a nostro modo ed avere voluto sapere per chi suonava la campana. Il tedesco no. Esso segue ancora gli dèi della guerra. Marcia dietro le note di Wagner e rimpiange sempre la fiera spada di Siegfried. E in quelle riunioni segrete alle quali non volete credere, rivive il sogno imperiale tedesco che spera di riprendere la marcia dietro gli stendardi dei suoi antenati, cavalieri teutonici. Tutto il mondo attende il Messia meno che la Germania. E per lei il Messia non è un uomo di pace. È un altro Barbarossa. Un altro Hitler. Ma allora, secondo voi, non si deve avere fiducia nelle riforme che si vogliono introdurre nella vita della Germania? Non saprei, signor Wilson. Credo che il tedesco possa essere riformato solo da se stesso.
I principi di uguaglianza, fratellanza e libertà non metteranno mai piede in Germania, benché l'aspirazione alla libertà sia ripetuta in tutte le lingue. Tutti gli uomini sono uguali, liberté, égalité, fraternité, ma in Germania... C'è Marx. Proletari, unitevi per spezzare le vostre catene. Ma Marx non era tedesco, era ebreo. Ma mio caro Carlo, se noi ammettessimo quanto voi dite, non ci sarebbe soluzione. Anche su questo non sono d'accordo. E quale sarebbe? Distruggerli. Tutti, fino all'ultimo bambino. Oh, Carlo, non posso credere che sia tu a proporre una pace cartaginese. Ma come storico ti devo ricordare che il mondo non ha avuto più alcun dispiacere da parte di Cartagine negli ultimi 2000 anni. Qui parla il nostro pedagogo. A proposito dei maestri, signor Wilson. Sì, signora. Gli studenti vengono martedì prossimo per un tè. Se non avete di meglio da fare, potreste venire anche voi. Oh, mi farebbe molto piacere, ma il mio lavoro è finito qui. Anderò via da Harper domani. Straordinario, hai visto? Sono una mania anche del signor Wilson, gli orologi. Sì, non sentito. Red, ti piace la nuova casa? Sì, gli piace. Andiamo, Red. Lo porto un po' fuori. Oh, caro, non è necessario portarlo. Basta farlo uscire, non scappa. Sì, ma ho voglia di fare due passi. Non ho soldi. Sta bene. E quanto sarete ancora fuori? Tornerò a Washington domani stesso. Avevate ragione di Rankin. Non c'è alcun sospetto. Datemi l'interurbana, presto. Voglio Washington, D.C. Bene, ma soltanto un nazista poteva dire che Carlo Marx non era tedesco perché era ebreo. Sì, credo che rimarrò qui ancora un po'. Che cos'hai? Oh, scusami, caro. Stavo sognando. Sognavo quell'omino. Quale omino? Oh, sì, sai, quello di cui ti ho parlato. Quello che venne il giorno del matrimonio. Dammi una sigaretta, caro. Non avevo mai fatto un sogno così brutto prima. Ho avuto paura. Grazie. Quell'omino camminava tutto solo attraverso strade e piazze di una città deserta. Dovunque andasse,
si trascinava un'ombra. Ma quando poi sparì, Carlo, la sua ombra rimase ancora lì e si diffuse come un lenzuolo che copre tutto. Vorrei sapere chi poteva essere. Sei esaurita, Mary. Sì, forse. Tieni, non mi va più, caro. Ma che cos'è? Mi sembra che sia Red, Carlo. Cosa gli prende? L'ho messo nel sottoscala. Non mi stupisce allora che Abai non è stato mai chiuso in tutta la sua vita. Se Red dovrà vivere con noi, bisognerà abituarci. La notte dormirà nel sottoscala e di giorno dovrà essere tenuto alla catena. Carlo, io non credo che i cani debbano essere tenuti legati. Il Red è mio. Ti prego, Mary. Sarà molto meglio così. Bene che sei andato a vivere con la padrona, ma... Mary se l'è portato a casa sua, ha detto che ha abbaiato tutta la notte. Oh, c'è buona pesca da queste parti? Abbastanza. Volete venire? Ah, credo di non avere un vestito troppo adatto, ma i pesci non ci faranno caso. Vengo anch'io. Non sono fortunato oggi. Gradite un toroncino? E perché no, ve ne ringrazio. A tutti i vostri piace la pesca? Oh, mio padre è bravo. Porta sempre qualcosa a casa. Anche Carlo? Carlo? Oh, per vederlo devo andare a trovare la scuola. E questo mi mette soggezione. passa tutto il santo giorno dietro all'orologio. Perché non vi piace Nicola? Che volete dire? Perché non vi piace vostro cognato? Non è affar mio, ma avrei piacere di sapere perché non vi è simpatico. Ebbene, forse non mi è simpatico, ma neanche antipatico. Non ditemi che sono indiscreto, so di esserlo, ma non posso farne a meno. È il mio dovere. Mi ripugna immischiarvici, Nicola, ma solo di voi mi fido. Ho bisogno veramente del vostro aiuto. Di che si tratta? Vostra sorella è in una situazione penosa, ma credo che siate abbastanza uomo per poter fare qualcosa per lei. La verità è che io non sono affatto un antiquario. Io sono soltanto un detective. E allora che cosa dovrei fare, signor Wilson? Informatevi di ogni movimento fatto da Rankin il giorno del matrimonio, fino al momento della cerimonia. Se posso lo farò. A meno che Carlo non si accorga di qualche cosa. Lo terrò occupato io. Però, signor Wilson, credo che sbagliate. Mary non si sarebbe innamorata di un uomo simile. Mi auguro di sbagliare, Nicola. Ma le cose stanno così. Quando ci si innamora, non si ragiona più. Buonasera a voi. Buonasera. Quanto è? 85 e 6. Ho saputo che anche voi volete riparare l'orologio. Sì, è così. E credete che andrà bene poi? E l'angelo girerà ancora intorno al campanile?
è un angelo, maschio o femmina? Oh, non lo so. Bene, non ci dovrebbe essere differenza tra gli angeli. Va bene. Vi basta? No, 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 dobbiamo giocare ancora. È nel mio diritto, rivoglio i 25 cents. Oh, a proposito, ditemi, il signor Rankin è già venuto questa sera? No. Non l'ho visto, di solito viene a quest'ora. Già, a quest'ora. Si trattiene a lungo stasera. E quell'uomo magrolino non è più tornato a prendere la valigia? No. Strano. Già, è vero. Più volte sono stato tentato di vedere cosa c'è dentro. È aperta. Beh, mi sembra che date le circostanze voi abbiate pieno diritto di vedere cosa c'è. Credete? Sì, ma vorrei farlo con un testimone. Ci sono io. Sì? Sono proprio curioso. Chissà che diavolerie ci saranno qui dentro. Guardiamo un po'. Calzini. Mm-hmm. Un gilet. Mm-hmm. Sapone rasoio avvolto in un tovagliolo con scritto attraverso SS Cristoballo. Mm-hmm. Un vecchio paio di scarpe. Già, già. Anche qualche pubblicazione religiosa. E questo è tutto. Come state, signor Wilson? Oh, bene. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Anki. Il signor Potter ed io abbiamo ficcato il naso negli affari degli altri. Quella valigia. Un bel tipo l'ha lasciata qui e non si è presentato a riprenderla. È da più di 2 settimane. E non ha detto cosa veniva a fare in città? No, ha solo guardato nell'elenco telefonico, ma non ha telefonato. Era un tipo buffo, con 2 occhi da uomo fissato. Camminava in modo strano, come se da un momento all'altro avesse dovuto scappare. E aveva accento straniero? Sì, sì, proprio. Non tanto l'accento, quanto il modo di parlare dello straniero. E voi non sapete chi potesse essere? Ma no. Stavo soltanto cercando di completare un'idea. Tanti forestieri non hanno un accento straniero, non è vero forse? Mary, hai visto Red? Ma no, non l'ho più visto da quando te l'ho riportato. Passa tutto il tempo nel bosco e non torna a casa nemmeno per mangiare. Avevate detto che non scappava mai. È la prima volta. Per questo Nicola è così preoccupato. Andiamo. Buonanotte, signor Wilson. Buonanotte. Buonanotte, Nicola. Buonanotte. Siete riusciti a sapere qualcosa? Meinike andò a cercare Rankin a casa sua e vostra sorella l'ha visto. Ve lo ha detto Mary? Stava per dirlo. Mary è una brava ragazza, Nicola, ma dovrà capire che razza d'uomo ha sposato. Non conoscete Mary. Non vorrà saper niente di tutto questo e non ci crederà. Dobbiamo condurre le cose in modo che essa se ne accorga da sola. Mi capite? Sì. Quel che è certo è che Mary non sa ancora nulla. Sa solo che Rankin non vuole che lei dica di aver visto l'uomo che è sparito. Pagherei chissà che cosa per sapere quello che lui le sta dicendo in questo momento. Ero studente a Ginevra. C'era una ragazza. Ma la notte prima della mia partenza andammo insieme in barca sul lago. Lei dopo una disputa si dichiarò decisa a non tornare viva se io non promettevo di sposarla. Ma io non la presi sul serio. Naturalmente. Invece no. Prima che potessi fermarla si buttò giù. E io tentai di salvarla, ma non ci riuscii. Una persona sola sapeva che eravamo insieme quella sera. Il fratello. Sapeva che non l'avevo uccisa io,
ma era disposta a non denunciare la cosa solo dietro congruo compenso. Io gli detti tutti i denari che avevo e lasciai la Svizzera. Col passare degli anni mi sforzai di credere che il passato fosse realmente morto. Ma il giorno del nostro matrimonio è riapparso. Gli ho dato ancora del denaro e se n'è andato. Oh, Carlo, avresti dovuto dirmelo e non tenere tutto questo orrore chiuso in te. Mary, sei meravigliosa e ti amo veramente. Perché non è tornato a riprendere la valigia? Non so. Suppongo che appena avuto il mio denaro sia scappato via. Mi sento terribilmente nervoso oggi. Ora vado a lavorare all'orologio. Solo con me stesso. Mi calmerò. Mi capisci, vero? Ti capisco, Carlo. Ti accompagno a casa. No, non ce n'è bisogno. È molto tardi. Anche se è tardi. Ad Harper non c'è da stare in pensiero. Ti voglio bene. Povero Red. Scommetto che ha sentito il mio fischio. Non ha neppure abbaiato. Ha rigettato un po' ed è morto. Ma di che sarà morto? Potremmo saperlo subito. È il cane di vostro cognato. Mi sembrava morto. L'hanno portato all'ambulatorio del dottor Lawrence. Non ne sapete niente voi? Chissà che gli è successo. Una partita? No, no. E questa va sul conto? Grazie, signore. Dottore, quanto tempo può avere campato con tutto quel veleno in corpo? Oh, certamente non più di un minuto. Allora il cane ha preso il veleno a poche centinaia di metri da dove l'avete trovato, Nicola. E nell'ultima parte del percorso deve avere camminato sempre più lentamente. Grazie infinite, dottore. Grazie, Jeff. Signor Peabody, sbrigatevi a ritirare la mostra delle riviste. Eh sì, signor Potter. Faccio subito, ecco. Sbrigatevi. Buongiorno, signor Winston. Buongiorno, Nicola. Buongiorno. Fate presto, portatele dentro. Non calmare tutto da me. E che cosa fa la legge contro questi delitti? Non è come uccidere un uomo? Dovrebbe essere così, sarebbe logico. Fango nelle zampe anteriori, ma non su quelle posteriori. Guardate queste foglie secche. Red deve aver scavato una buca nel bosco. E per cercare che cosa, signor Wilson? Un cadavere, credo. Meinige. Quell'uomo? Credete? Chiudete già? Certo.
Stavo chiudendo perché devo partecipare alle ricerche. Che vi occorre? Una lattina d'olio per la macchina. Che ricerche? Del cadavere. La polizia di Stato ha mobilitato mezza città. Era sul campanile, non ne ho saputo nulla. Chi stanno cercando di notte? Credo che sia l'individuo che ha lasciato la valigia. Quell'uomo piccolo e magro, di brutto aspetto. Ma io lo sapevo che sarebbe finita male. L'olio viene 16 cents. Lo metterò sul vostro conto. Oh, Sara mi ha detto che eri già qui. Perché fai le valigie? Andiamo forse in qualche posto? Non noi, tesoro. Io. Ma cosa stai dicendo? Generalmente gli uomini che lasciano le loro mogli lo fanno perché non le amano più. Io ti lascio perché ti amo. O tu. Tu non farai obiezioni quando saprai che razza di uomo hai sposato. Tu sei l'uomo che ho sposato e questo per me è quello che conta. Questo intendevo dire quando ho detto nella gioia e nel dolore. Anche se ho avvelenato Red. È stato un incidente. No, volevo ucciderlo. Il delitto è come una catena, Mary. È un anello che si congiunge all'altro finché ti stringe il collo. Red aveva trovato la fossa dell'uomo che ho ucciso. L'uomo che tu hai visto. Tu l'hai ucciso? Con queste mani. Con le stesse mani che ti hanno stretta a me. Ti sei persuasa a lasciarmi andare? Perché? Ma che aveva fatto? Avevo dato a lui tutto quello che avevo, ma le sue pretese erano più grandi perché tuo padre poteva dare. Era sicuro che il giudice Longstreet sarebbe stato lieto di salvare sua figlia da uno scandalo pagando anche molte migliaia di dollari. No, Mary, avrei dovuto andare lontano e perdermi in un mondo dove nessuno avrebbe potuto trovarmi. Io ti amo e sono disperato. Carl. Se tu dovrai andare, ce ne andremo insieme. Tu avresti diviso con me i miei dispiaceri se io ne avessi avuti. Carlo, chissà dei tuoi rapporti con quell'uomo. Per ora ancora nessuno. Tu sei l'unica persona che sa tutto. Allora tu non devi aver timore. Sono l'unica che non dirà nulla. Ma Mary, se tu non mi denuncerai, diventerai complice di un delitto. Ma io voglio aiutarti, Carlo. Perché sono tua moglie. Però tu tremi al solo contatto delle mie mani come se ti avesse toccata la morte. È nervoso. Abbracciami forte, Carlo, tienimi stretta. Signor Peabody! Correte in città e avvertite il giudice istruttore. Sì, sì. Me lo diceva il cuore che era proprio quello. Piuttosto cambiato. Naturalmente a star sottoterra si cambia. Sera, signor Wilson. Sera, Potter. Buonasera, Nicola. Buonasera, signor Potter. Ce ne sarà ora di Mary. Adesso non possiamo lasciarla sola con lui. Ora dovrà accorgersi che qualunque storia lui le abbia raccontato di Miley Kay è falsa. Nicola. Io credo che vostra sorella sia preparata a conoscere tutto. Carlo. Mi faranno vedere il cadavere. Vorrei sperare di no. So che non resisterei. Credo che non potrei resistere. Io non ho mai visto un uomo morto. Io... Quante persone verranno al tuo tè? 28 in tutto, mi sembra. Non avete mangiato niente a pranzo? Sono così un po' vi sentirete male, cara Mary. Sì, e per Sara, direi. No, no, ce la caveremo benissimo. Carlo, se io dovessi... Dovessi cosa? Non lo so, sono terrorizzata di vedere gente, di essere guardata. Mary, ti devi controllare. Se tu vuoi proprio riuscirci, devi sapere in precedenza esattamente che cosa devi fare e dire in ogni circostanza.
essere del tutto naturale. Ricordi? E ora sono pronto ad andare alla polizia. C'è vostro padre al telefono, Mary. Desidera parlare con voi. Sì, grazie, Sara. Pronto? Ma sì, certo. Un momento solo, ti prego. Carlo vuole che vada da lui. Di me si è dimenticato. Credi che ci sia sotto qualcosa? Non c'è niente da normale che un padre desideri vedere sua figlia, no? Non ti sembra? Già. Va bene, papà, vengo subito. Non credi che sia piuttosto strano? Strano? No, non è strano affatto. Carlo! Ora ti dico cosa farò. Uscirò e andrò alla chiesa a lavorare all'orologio mentre tu sarai da tuo padre. E dopo potresti venirmi a prendere. Ho paura, Carlo. Era così insistente nel dirmi di andare sola. La sua voce era diversa dal solito. Bada a quello che dirai. Avanti, Mary. Cos'è successo? Il signor Wilson è qui per una cosa molto grave. Dobbiamo cercare di aiutarlo in ogni modo. Egli desidera rivolgerti delle domande. Che cosa desiderate, signor Wilson? Avrete saputo del cadavere che è stato trovato ieri, signora Rankin? Ah, sì. Avevate mai veduto quell'uomo? No, non l'avevo mai veduto. Avete visto il cadavere? No. Ma allora, come potete essere sicura di non averlo mai veduto? Naturalmente non sono sicura. Ma voi avete qualche sospetto su di me? E quale sarebbe? Che conosciate l'uccisore. Forse questa fotografia vi rinfrescherà la memoria. Riconoscete quest'uomo? Questo è Konrad Meinecke, comandante in seconda di uno dei più crudeli campi di concentramento tedeschi. Lo conoscete, vero? Voi l'avete veduto qui ad Harper. No, no, no. Non ho mai veduto quest'uomo, signor Wilson. Giudice, volete spegnere la luce? Ho fatto vedere a vostro padre alcuni brani di film che vorrei vedeste anche voi. Io faccio parte della commissione alleata per la punizione dei crimini di guerra. Ho l'incarico di riportare alla giustizia i criminali nazisti. E questo mio incarico mi ha condotto fin qua. Certo, non penserete. Signor Wilson, vi assicuro che non ho mai visto né conosciuto un nazista. Oh, va bene, ma potreste conoscerlo senza saperlo. Hanno l'aspetto di uomini comuni. E agiscono come tutti gli altri quando porta loro vantaggio. Ho una camera a gas, signora Rankin. I predestinati venivano prima sottoposti a una doccia caldissima, in modo che i pori della loro pelle fossero aperti e il gas potesse agire con maggiore efficacia. E questo è un pozzo di calci, dove centinaia di uomini, donne e bambini venivano gettati vivi. Ma perché mi fate vedere questi orrori? Tutto quello che vedete è il prodotto macabro di una sola mente. La mente di un uomo che si chiama Franz Kindler. Franz Kindler? Sì, era il più fanatico seguace delle teorie naziste. È stato Kindler a concepire la teoria dello spopolamento in massa delle terre conquistate. Cosicché chiunque avesse vinto la guerra, la Germania sarebbe rimasta la nazione più forte dell'Europa occidentale, biologicamente parlando. Al contrario di Goebbels, Himmler e degli altri, Kindler aveva la passione dell'anonimo. I giornali non riportavano le sue fotografie. Ah, no. Poi, prima della sua sparizione, egli ha distrutto ogni traccia che poteva ricondurre al suo triste passato. E non c'è modo di identificare Franz Kindler. Si sa solo una piccola cosa. Aveva una strana mania, quella di aggiustare gli orologi. Ce l'hanno molti. Anche voi, mi pare. Ebbene,
Io non ho ancora finito, signora Rankin. In una prigione, in Cecoslovacchia, un criminale di guerra stava attendendo l'esecuzione. E questi era Meinicke, un tempo ufficiale, aiutante di Franz Kindler. Era l'essere più infame che esisteva sulla terra. Il fetore dei cadaveri bruciati era ancora nei suoi panni. Ma io l'ho lasciato fuggire nella speranza che potesse condurmi fino a Kindler. L'avevo seguito fin qui, signora, ma poi l'avevo perduto. Ma il vostro cane me l'ha fatto trovare nuovamente. Ma sfortunatamente Meinicke ormai è morto e seppellito. Ormai in tutto il mondo c'è una sola persona che può darmi modo di identificare Franz Kindler. Questa persona è l'unica che possa dirci, sempre che lo voglia, chi Meinicke è venuto a cercare qui. No, non è un addetto. Carlo, non è un addetto. Siete stata in casa Rankin il giorno del vostro matrimonio? Dove? Casa Rankin. Oh, sì. Non venne nessuno mentre eravate lì? Non me ne ricordo. Cercate di ricordare, non è passato troppo tempo. Stavate mettendo le tende. Non ricordo. Siete stata sempre sola? No. Con chi eravate allora? Carlo. Lui sapeva che ero sola in casa. Rimanemmo soli insieme per più di un'ora. Non avete nulla che possa far pensare che mio marito è Kindler. È ridicolo. Voi state cercando di servirvi di me per rovinare lui, ma non potete farlo. Non dovete coinvolgermi in questa faccenda, perché tutto questo non è altro che fantasia. Credetemi, credetemi. Mary, Mary. Aspettami, Mary. Mary. Aspettami un momento. Ah. Oh. Così va meglio. Tu e Nicola, lo sai bene, contate per me più di tutto al mondo. Sì, sì. Dobbiamo far fronte a tutto questo con completa onestà. La tua felicità può dipendere dal dire la verità, la assoluta verità. Se il signor Wilson ha ragione, e se tu senza saperlo hai sposato un criminale, non c'è più matrimonio che tenga e non c'è più obbligo di fedeltà di moglie. Io non credo. Io so che lui non sa fare del male. Forse potrebbe farlo per salvare qualcuno cui vuol bene. È così. In tal caso la verità non potrà nuocergli. Carlo non era in casa con te quel giorno. Me lo dicesti tu quando sei tornata a casa. Anche tu sei contro di lui, papà, anche tu. Non ti è mai piaciuto ed ecco perché anche tu non vuoi credermi. Lasciami, è mio marito. Carlo non è un artista. Non è quel delinquente che voi dite, non lo è. Lasciami tranquilla. Ora conosce i fatti, ma non vuole accettarli. Sono troppo orribili per il suo cuore di moglie. E non tanto perché Rankin possa essere Kindler, quanto perché lei ha dato il suo cuore a un simile mostro. Ma noi abbiamo un buon alleato, il suo subcosciente, che sa la verità e lotta in lei per essere ascoltato. La sete di verità in vostra figlia è troppo forte perché riesca a reprimerla. Un momento, Wilson. Se lui non è Carlo Rankin, credo che potremmo essere in grado di saperlo senza troppe difficoltà. Ma non mi interessa di sapere se è o no Carlo Rankin. Voglio solamente provare che lui è Franz Kindler. Ma come potrete far questo? Con vostra figlia. Fino a prova contraria, credo che stia per giungere ad un collasso. E questo è normale, una persona che è combattuta internamente. Rankin se ne accorgerà e prenderà provvedimenti. Che volete dire? Oh, non può rischiare di avere ancora fiducia in una donna che sta per diventare isterica. Egli tenterà di fuggire prima che abbia il collasso e ciò sarebbe a metterla a colpa. Oppure... Oppure? L'ucciderà. Forse vi spaventa la freddezza che dimostra. Ed è una cosa naturale, siete suo padre.
Ma è proprio perché siete suo padre, mio caro, che io vi sto parlando in questo modo. Naturalmente io cercherò di impedire che si compia un altro delitto. Ma in ogni modo un tentativo di assassinio da parte di lui sarà la prova più evidente che noi potremo dare a vostra figlia. Come prima. Era una trappola, come pensavi tu? C'era il signor Wilson ed è venuto a dirmi che tu sei un nazista. Immagina, tu dovresti essere un criminale nazista. Credo di essere molto intelligente. Credeva di terrorizzarmi, parlandomi di quell'uomo che hanno trovato cadavere nel bosco. E chi ha detto che dovrei essere? Un nazista, Franz Kimble. Mi voleva prendere in trappola, ma non gli ho detto niente, niente nemmeno a papà. Sono stata brava, Carlo. E sarà facile dimostrare che non sei un nazista. Cercheremo qualcuno che abbia studiato con te all'università, ti farà da testimone e tutto finirà qui. Se si tratta di questo non mi potrà toccare. E sarò salvo. Se tu non parlerai. Oh, vai, Carlo. Ho promesso che non dirò niente e non parlerò, anche se mi torturassero. So, le campane hanno svegliato la città. Dobbiamo scendere e salutare. Comportati con naturalità. E sorridi, ricordati. Sì. Ti senti calma? Sto bene. E sorriderò anche. E quando le campane battono, l'angelo comincia a camminare intorno al campanile. Una cosa meravigliosa. Vi faccio tanto di cappello, signor Rankin. Congratulazioni, signor Rankin. Mi sarà certamente felice, il magnifico rettore. Però vorrei sapere se si mette a suonare tutta la notte come si fa a dormire. Terremo testa tutti, Carlo. Ora e sempre. Sì che gli angeli vanno dentro e fuori dal pollaio ogni 15 minuti come le galline. Sara? Quante volte devo dirti che le tende le voglio chiuse? Non mi piace che il sole venga dentro perché rovina tutti i mobili. Il sole fa bene, voi lo sapete. In casa di vostro padre non abbiamo mai chiuso. Non c'entra proprio niente. Questa è casa mia e io voglio che siano chiuse. Fate come vi pare. Lo voglio vedere, un ricevimento a tende chiuse. Come, è già ora? E così avete potuto vedere quando hanno aperto la posta, signor Randall? Non era certo uno spettacolo molto gradevole. Ah, oh, ecco Mary. Ciao, Mary. Preparare le ricette è una cosa che non mi piace fare. E nemmeno le pillole per dormire. Servono per mia moglie, per te? $1.65, ve le incarto? No, grazie. Pillole? Ah, io non le approvo. No. Bisognerebbe lavorare di giorno per aver sonno di notte. E io facevo così fino a che quell'orologio non si è messo a bombardare. Io credevo che oggi mia moglie avesse mandato qualcuno a prendere i gelati. Gelati? L'ho già mandati. C'è stato uno che mi ha detto che veniva da voi e l'ho dati a lui. Sì, il signor Wilson. La signora Rankin. Oh, non mi sogno certamente di mettere più un piede fuori di casa quando è buio o se il freddo non è con me. Può darsi che l'assassino sia alla ricerca di una nuova vita. Non avrete dimenticato di essere stata così gentile di invitarmi, signora? No, certo, signor Wilson. Oh, il signor Potter mi ha pregato di portarvi. Ah, il gelato, bene, Sara lo stava aspettando. Spero si sia mantenuto bene. Non voglio trattenervi più a lungo, signora. Oh, grazie. Gradirete un licore, signor Wilson? Ah, non rifiuto mai. Non conoscete il signor Hibbard? Oh, sì, certamente. Come state, dottore? State bene? Passo con questo. Sì, certo. Gradiresti ancora un po' di tè, no? Non me ne va più, cara. È incredibile che si possa giungere a delitti così orrendi. E dov'è il dottor Rankin? Oh, sarà qui tra pochissimi minuti. Voglio dirgliene quattro a proposito di quello. Già. Il vostro vestito è un amore. Oh, grazie. L'avete preso io? Sì, in viaggio di notte, signora Shell. Ancora un po' di tè, signor Randall. E già sullo squartatore. E quel francese, come si chiamava? Oh, ciao, cara. Landru. Ma credete a me, non c'è da scherzare affatto con la gente che uccide a quel modo. È vero. L'autopsia ha confermato che il delitto è stato commesso 3 settimane fa. Martin, ancora un po' di tè. Grazie, no, signora. Jeff, ancora un po' di liquore? Ricordate ciò che ha scritto Emerson riguardo ai delitti? Oh, ecco Rankin, lui forse lo sa. Scusate il ritardo.
Ora lo chiediamo a lui. Finalmente, caro. Oh, come va, signor Rankin? Signor Wilson. Ricordate quella citazione? Di chi? Di Emerson. Che sarebbe? Commetti un crimine e la terra diventerà di ghiaccio. No, non lo ricordo. Commetti un crimine e la terra diventerà di ghiaccio. Commetti un crimine... commetti un crimine e scenderà una coltre di neve sulla terra, così che rivelerà come nei boschi la traccia di ogni pernice, volpe, scoiattolo o talpa. E come non potrete riafferrare la parola detta, così non farete sparire l'impronta e non potrete tirar via una scala o sparire da un nascondiglio. È giusto? Voi siete il signor Wilson, vero? Sì. Lo sapete che siete il maggior indiziato nel nostro caso di assassinio? Oh. Finora i sospetti sono tutti su di voi. Potter crede che abbiate commesso il delitto per impossessarvi di chissà quale antichità. Permettete un momento, signor Wilson. Il signor Rankin, sarebbe stato meglio che lo avesse lasciato in pace quell'orologio. Si viveva così bene prima che l'aggiustasse. Mary, perché Wilson è qui? Non lo so. L'hai invitato tu, vero? Che ti prende? Non lo so. No, stai bene? Sì, mi sento bene. Ricordatevi di sabato, Mary. State tranquilla, arrivederci. Posso aiutarti? No! 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 Mary. No. Mary. No. Calmati, cara. Calma. No. L'ho spezzata e le perle sono cadute in terra. E allora lui l'ha accompagnata su. E quando fu di sopra piangeva ancora. Direi che i suoi occhi si sono aperti. Il suo subcosciente ha quasi vinto. D'ora in poi dobbiamo conoscere ogni movimento della signora. Non dovrà mai lasciare la casa senza che io sappia dove va. E se per un motivo qualunque non potessi essere avvertito, ella dovrà essere fermata. Avete capito, Sara? State tranquillo, farò del mio meglio. Spezzando quella collana, lei ha firmato la propria condanna. La sua vita è come se fosse sospesa da un filo. È come se Mary si trovasse sull'orlo di un precipizio. In ogni momento può capitarle qualcosa. Una cosa qualsiasi dalla quale potrebbe risultare una morte accidentale. La sua vita è in pericolo. Ho capito. Potete contare su di me. Buongiorno a voi, ragazzi. Buongiorno. Oggi cercheremo di terminare presto e parleremo di Friedrich der Grosse, König von Preußen, Fürst von Brandenburg, Prinz von Polen. Federico il Grande. 863. Pronto. Ciao, Mary. Mary, sono Carlo. Mi senti, cara? Non posso parlare tanto forte dove sono, ma bisogna che tu capisca. È accaduto qualcosa di molto importante. Tu devi venire subito alla chiesa, sul campanile della chiesa. Hai capito? Sì, ho sentito. Bisogna però che nessuno sappia che vieni lì.
Mary, non dire a nessuno che limita a me sul campanile della chiesa. Lascia la macchina di dietro. Entra dalla sagrestia. Ciao. Adò. Piboli! Vengo subito. Che state facendo là fuori? Lasciate stare quelle cose inutili e mettetevi al lavoro. Sì, signore. Fate un po' d'attenzione. Dove andate, se è lecito? Avete sentito? Io ho domandato dove andate, Mary. Ho sentito. E allora? Sara, mi sembra che tu abbia dimenticato che io non sono più una bambina. Forse perché vi siete sposate. Aspettate, signora Rankin. Cosa? Io ho fretta. Bene, non c'è bisogno che mi mangiate viva. Che c'è, Sara? Ebbene, io... Se c'è qualcosa, dillo, ma parla, Sara. Non so quello che vi abbia preso da un po' di tempo in qua. Non mi avete mai trattata così in casa di vostro padre. Oh, Sara... Forse non sono più buona per voi. Certo, non sono più giovane come una volta e forse non mi volete più qui con voi. In nome del cielo, Sara, smettila di dire sciocchezze. È così e voi lo sapete bene. Ma io faccio fagotto subito, subito, sicuro che lo faccio. Mi spiace se ho usato i tuoi sentimenti. Non intendevo farlo, non intendevo. Sara, io non potrei fare a meno di te, questo lo sai, è vero. Non è così. Davvero, Miss Mary? Sinceramente, Sara, sinceramente. Oh, Miss Mary. Sara, per piacere, aspettami un momento solo. Sara, non mi lascerai mai, è vero? Voi sapete bene quello che sento per voi. Eh? Sì, lo so. È proprio come se fosse mia figlia, sì, ma ora certo. Mi lasciate, Mary. Senti, Sara, devo andare ora, veramente, devo andare in un posto. Ma dove dovete andare, Miss Mary? Basta con tutte queste chiacchiere. È un segreto. Oh! Oh, Mary! Oh! Oh! Sara, che ti succede? Sara, calmati, che ti succede? Oh, Sara! Non posso respirare. Un dolore qui. Oh, oh, Mary, per piacere, non mi lasciate. Mi sento a morire. Poggiati, oh, cerca di stare calma. Sto per morire. Non stai per morire, sto tranquillo. Oh, restate con me, Mary. 130, per piacere. Fate un po' sveglio. Sì, Mary. Dovevo andare da Carlo, che mi aspettava sul campanile proprio a quest'ora, ma sono già in ritardo. Vuoi andarci tu e dirgli di aspettarmi, per piacere? Ma, Nicola, nessuno deve sapere dove vai e per cosa vai. È importante. Va bene. Due, tre, otto, prego. Salve, c'è il signor Wilson? C'è aria di neve. Presto per tornare in negozio, vi sacrificate troppo con quella libreria. No, signor Rankin, siamo in perfetto orario come gli altri giorni. Certo, certo. Sono io che ho terminato la lezione 10 minuti prima oggi. Infatti, sono le 3:48. Ho giocato col signor Proctor e non ho fatto caso a loro. Oh, sapete cosa siete, signor Rankin? Il classico professore distratto. Oh, sentitela. Dateci un caffè in tempo di...
siete fortunato. Credete? Ne sono sicurissimo. Buonasera, signor Potter. Buonasera, signor Kiel. Signor Potter, non li trovo. Cosa? I copriorecchie. Vicino ai guanti. Signor Potter, aiutateci voi a cercare. Eccomi, abbiate pazienza un momento. Ecco qui, sono in queste scatole, vi ho detto. Queste? È l'ultima moda. E quanto volete? 85 cent. Sembrano molto cari. Con i prezzi di quest'anno? Volete buttar via? No, la conservo. E voi, signor Potter, siete un diavolo tentatore. Io volevo passare qui solo qualche minuto e voi mi avete fatto perdere del tempo prezioso. Guardate che ore sono. Sì, il tempo corre. Tocca a voi. Aveva proprio deciso di ucciderla. Cioè, si sente l'odore della colla che ha usato. Vedete, professore, come avevo detto, nevica. Già. Guardate un po', professore. Tocca a voi. Buonasera. Buonasera. Mi spiace, ma... Cosa mai è successo? Vedi, mentre stavo per uscire, Sara ha avuto una specie di attacco. Ora sta riposando un po'. Jeff ha detto che non è niente di serio, ma che dovevo rimanere con lei. Ah. E... Cosa c'è di nuovo, Carlo? Non c'è niente. Allora, perché volevi che io venissi alla chiesa? Avevi detto che era importante. E non lo era, in effetti. Il senso delle proporzioni mi manca in questi giorni. Per piacere, Carlo, cos'hai? Nulla. Comincio a risentire dello sforzo. Vedi, ho momenti di debolezza anch'io. Ma ti dirò al momento più. Hanno forse scoperto qualcosa? Non c'è niente che possano scoprire, a meno che tu... Non ho visto nessuno, sono sempre restata nella mia stanza. In giro corre voce che stiano per arrestare qualcuno. Mi duole la testa. L'incidente della collana mi ha fatto dubitare della tua forza. Ho pensato che tu avessi rivisto tuo padre e gli avessi detto. Non devi aver paura, Carlo. Cosa hai detto a Nicola? Di che cosa? Non l'hai vista? No, è perché avrei dovuto. Ma non viene direttamente dalla chiesa? No, vuoi sottopormi a un interrogatorio? Ma no, ma quando mi sono accorta che non avrei potuto lasciare Sara, ho telefonato a Nicola e gli ho detto di venire ad avvertirti. Avevo detto di non dirla a nessuno. Ma l'ho detto solo a Nicola. Chiamalo subito a stare. È inutile, a quest'ora sarà uscito. Chiamalo, detto! Ma è uscito! Il suo sangue ricadrà sulla tua testa. Cosa vuoi dire? Sei stata tu la causa di tutto. Tutto sarebbe andato bene. Se non fosse stato per te, dovevi proprio appendere quelle stupide dentine. Chiama Nicola. Hai ucciso anche Nicola? Sì, sei salito sulla scala del campanile. Era me che tu volevi uccidere allora? No. Me volevi ammazzare? Franz Kindler! Colpisci. Colpiscimi la volta. Non potrei vivere sapendo cosa sono stata per te e cosa hai fatto a Nicola. Ma per colpirmi non mettermi le mani addosso. Vieni. Prendi questo.
Mary! Centralino! Centralino! Datemi la polizia di Stato! Sì, abbiamo bloccato tutte le strade. Stiamo sorvegliando la stazione e perlustriamo il bosco. Se è dove penso io, credo che sarà facile. Farò tutto il possibile per prenderlo vivo. Mary è uscita, signor Wilson. Mm? Non è in casa. È andata al campanile? Non so. Se là c'è lui nascosto. E se lei arriva prima di noi lassù? Cosa facciamo? Telefonate al commissario e fate accorrere più gente che potete. Dove, signor Wilson? Alla chiesa! E voi cosa farete? Corro subito là! Sbrigatevi, vostra sorella è in pericolo! Non ce n'è bisogno. Sono solo. Cosa viene a fare? Tirami su. Hai detto la verità? Perché dovrei mentire? T'han veduta venire? Sono venuta per la nostra strada. Attraverso il cimitero, nessuno mi ha visto. Avevo bisogno di una scusa, altrimenti non mi avresti fatta salire. Che cosa vuoi? Sono venuta a ucciderti. No, no, sei tu che morirai. Tu tenterai di scendere per quella scala. E cadrai di sotto. Ma io ti trascinerò giù con me. Tu morirai solo. Hanno circondato il bosco, li ho visti da qui. Tu cadrai, io attraverserò il cimitero e tutti crederanno che sia già scappato. Ma trovandomi sapranno che sei ancora qui. Ma cara, penseranno che eri disperata. Che cosa saresti venuta a fare qui, in una chiesa deserta nel cuore della notte? Ognuno può pensare che avevi deciso di uccidere. L'uccidere mi ha portato a questo. Ora è finita, però. Guardate dalla finestra. Guardate! È un vecchio trucco, signor Wilson, ma con me non serve. Trucchi? Uccidetemi pure se ne avete il coraggio. Non ho bisogno di trucchi, io. Uccidermi non vi porterà nessun vantaggio. Siete finito, signor Franz Kinsler.
cittadini di Harper. Sono venuti per voi, il semplice piccolo popolo che voi beffeggiavate, Franz Kindler. Ma ora non potete più farlo. Oh, certo, voi potete uccidere me, Mary, metà del popolo anche, ma non avete più scampo. Avevate il mondo, ma si è chiuso per voi e vi è rimasto questo paese. Anche questo si chiude, non vi resta che questa stanza. Ma anche questa stanza si sta chiudendo ora. Ho fatto ciò che mi è stato ordinato. Io eseguivo soltanto degli ordini. Voi avete dato ordini. Ho fatto il mio dovere. Non fatemi finire come sono finiti loro. Non sono un criminale. Lo sei. Busted and my head cocked. From here on in, my friends, I'm taking it easy. Well, I'll get you another ladder, Mr. Wilson. You've had enough trouble. Good night, Mary. Pleasant dreams.